lo ricordo, siamo in diretta con Eia TV, abbiamo, pensate, avuto 450 visualizzazioni, 5.000, più di 5.000 minuti guardati, per cui insomma diverse notizie, diversi numeri importanti che fanno capire il valore e l'impegno che c'è dietro questa manifestazione e anche il seguito dell'evento. Io vorrei, chiedo la collaborazione della regia, di poter rivedere la classifica generale in modo da rileggerla, magari stuzzicare anche l'entusiasmo tra gli atleti. Allora, in testa c'è un ex equo, Lozzeroi e Barisardo a quota 23, poi abbiamo il Lanusei 21, Cardedu 20, Villagrande 19, 12 per Arzana e Delini, Loceria 11, chiudono Seui e Tortoli a 10, per cui adesso ci sarà grande bagarre per le gare che stanno per riprendere con il tiro alla fune. Loceri contro Cardedu. Loceri maglia grigia, maglia verde militare per il Cardedu. Siamo pronti, gli arbitri danno le ultime indicazioni, sguardo d'intenti con i capitani, tutti ai blocchi, via, a terra l'arbitro, attenzione, è crollato l'arbitro, attenzione perché il Cardedu la sta... C'è qualche irregolarità? Si rialza anche l'arbitro, bene così. Si conclude la prima gara, si conclude subito la prima gara, praticamente ha vinto il Cardedu. Ha vinto il Cardedu che quindi da rito si reca subito al gazebo delle interviste con Tole che è prontissimo lì mentre annunciamo la seconda sfida tra Tortoli e Lozzeroi. Tortoli sulla parte sinistra con la maglia celeste, Lozzeroi con maglia viola. Sull'altro versante, Tore, a te la linea per l'intervista con i primi vincitori del tiro alla fune. Ci siamo? Ci siete? Sì, ci siamo. Ci siamo. Non siete molto festaglioni però, siete contenti? Aspetta, tolgo, vedete qua in basso, un po' più in basso e anche un po' più in alto, ecco, tutta la squadra. Chi è il portavoce della squadra che ha dimostrato? C'è là, oh. Scusate, alza la mano, là, attrezzatezza, oh. Com'è stato vincere questa sfida? Facile? Come ha fatto, signorina? Ci racconti la sua esperienza. Dai, salutiamo quella squadra vincente che adesso sale ancora un po' in classifica. Grazie, in bocca al lupo ancora. Bene, grazie al Cardedu, ci rivediamo al prossimo gioco, secondo round del tiro alla fune, Tortoli contro Lozzeroi. Via, partiti! Tortoli nettamente favorito, finisce già la gara, vince la squadra di Tortoli in pochissimi secondi. Insomma, non stiamo vedendo gare combattute fino a questo momento. Tortoli al gazebo, interviste da Tore, subito necessariamente testimoniare quanto sia stato facile o no vincere questa gara. Ragazzi di Tortoli, eccoli qua che raggiungono il gazebo, intanto ci prepariamo per la terza sfida tra Lanusei in maglia verde e Barisardo. Qui è una gara d'alta classifica, Lanusei-Barisardo. Ci si
siamo, ci siete? Perfetto, sì. Vai Tore, c'è sempre Pietro da te. Guarda, perché abbiamo un portavoce. Ma io lo so perché hanno vinto. In realtà non hanno vinto perché sono forti, ma perché con loro c'è Spider-Man. Vieni, guarda, guardate, ragazzi, c'è Spider-Man. Per questo che hanno vinto. Allora, dai, siete stati più forti, dai. Sì, per stavolta siamo stati più forti, tanto volevo dire che non siamo primi, però stiamo rispettando il volere, diciamo, della nostra amministrazione comunale, che ci ha detto, ragazzi, no, l'ha detto seriamente il nostro sindaco, ha detto seriamente, ragazzi, questa è una manifestazione importante, dove è importante di amicizia, dove è importante partecipare. Soprattutto ha detto, vi pago anche una pizzata, però non vincete che l'anno prossimo dobbiamo organizzare tortellini. Grazie. Quindi, Tore, no, vogliono perdere praticamente. No, non vogliono vincere perché sennò, capito, grava sul bilancio l'anno prossimo l'organizzazione. Quindi il sindaco gli ha detto, volate bassi ragazzi, non stravincete. Comunque, cercate di portarla almeno lì. Sì, no, ci impegniamo però, dai, a dopo. Bene, grazie ragazzi di Tortolì. Intanto sono le 16.04, ci annunciano da Nuoro, è iniziata anche la sfida tra Nuorese e Lanusei. Parliamo di calcio in questo frangente. Inizia la sfida invece tra Lanusei delle Ogliastriadi contro Bari Sardo. Fischio d'inizio del direttore di gara, via! Partiti, questa sembra più equilibrata rispetto alle precedenti, sembra davvero più equilibrata. Sembra un po' più equilibrata, ma leggermente favorito il Lanusei, forse leggermente favorito. Lanusei tira più forte, finisce e vince il Lanusei. Vince il Lanusei, quindi Bari Sardo capolista che viene sconfitto in questa sfida nel terzo round del tiro alla fune, ma naturalmente ha qualche aspirazione di punti perché ha impiegato un po' più di tempo a cedere l'onore agli avversari. Lanusei alle interviste, ragazzi. Soddisfatti per aver vinto questo round, naturalmente sono punti pesanti. In testa alla classifica è stata un po' bloccata la corsa della capolista Bari Sardo. Intanto ecco qua la super sfida tra Arzana e Seui. Arzana in maglia rossa, Seui maglia blu. Tore, a te la linea con i ragazzi di Lanusei. Allora sì, siamo qua con questo squadrone di Lanusei che ha appena stravinto questa sfida al tiro alla fune. Chi è che ci racconta questa sfida nel dettaglio? Allora, guarda, la signorina che ci racconta, venga più al centro, signorina, guardi più qua, perfetto, così. Ok, signorina, ci racconti qual è stato il momento culminante di questa sfida? Quando abbiamo serietà. Quando è finita. Come quando è finita? Siete contenti? Cioè, questa sfida adesso vi porta qualche punto in più? Sì, adesso vediamo come vanno gli altri e poi capiamo. Cioè, il mister le ha detto che non può rispondere, capito? Dov'è il sindaco? È scappato. Bene, Tore, è iniziata la sfida tra Arzana. Guardiamo la sfida, grazie. Sì, tra Arzana e Seui. Arzana favoritissimo praticamente. È già finita. Ha vinto Arzana nel giro di pochissimi secondi. Arzana, qui al gazebo interviste. C'è Tore che vi aspetta. Arzana per le interviste. Intanto c'è l'ultima sfida che ci attende, Villagrande contro Elini, ma Arzana accorre velocissima al gazebo interviste. Tore, il microfono è tutto tuo. Siamo? Sì, ci siamo. Com'è andata? Bene, bene. In due secondi abbiamo abbattuto il Seui. Seui. Mi dispiace, ma vabbè, la prossima. Allora, voi vi state candidando seriamente per avere la manifestazione l'anno prossimo?
Sì, facciamo il possibile. Ecco, quindi rispetto a Tortulì, diciamo che voi volete la manifestazione. Sì. Allora, il discorso, come Roberto Secci sa benissimo, l'importante non è partecipare, come dice un nostro caro amico. Vincere! Andiamo al campo più bello. Vincere! Giampaolo, sei di parte, però, perché qua mi sa che tifi una squadra particolare. No, no, sempre obiettivo, come al solito. Grazie, dopo. Complimenti ai ragazzi di Arsenal, ci vediamo dopo. Ultima sfida, Villa Grande in maglia Bordeaux contro gli arancioni di Elini. Sistemano gli ultimi dettagli sulla fune lì, posto il nastrino rosso sulla linea di metà campo, pronti, prontissimi due battaglioni. Falsa partenza. Via. Sembra piuttosto equilibrata anche questa gara, Elini sembra un attimino favorito a questo punto della competizione. Attenzione, sta cedendo Villa Grande, attenzione. Elini vince la sfida. Non ancora, non vuole cedere. Finisce. Elini vince Elini contro Villa Grande. Festa grande tra la squadra degli arancioni, che ha battuto una comunità certamente più popolosa, ma forse in questo caso più muscoli per Elini, che vince il tiro alla fune. Equilibrata anche questa sfida, è durata qualche secondo in più rispetto alle precedenti. Elini al box interviste. Elini. Ci manca l'intervista con Elini, ragazzi. Elini ha vinto, per cui Tore vi attende al box. Ecco qua che arrivano i ragazzi. Dielini, grande sorpresa quindi in quest'ultima sfida del quarto gioco. Eccoli qua, Tore. Sì, stanno arrivando qua in postazione un sacco di gente. Ecco perché avete vinto, siete moltissimi. Chi è il portavoce? Vieni qua, vieni al centro. Allora, scusami. Allora, intanto avete vinto, voi siete più piccolini. Qual è il segreto della vostra vittoria? Siamo grandi, guardate. Ma non è Villa Grande. Lui è il più grosso, Abbiamo mangiato tanto per essere più zavorrati per terra. E chi è che avete lasciato a digiuno per l'anguria? Questo è un problema. Sicuramente è Davide. Allora, abbiamo chi mangerà l'anguria per tutti, Davide. Vi lascio di nuovo la linea e un applauso di nuovo per Elini. Bene, grazie Tore, grazie naturalmente ai giocatori della squadra arancione di Elini. Adesso, ecco qua, siamo pronti con i risultati del tiro alla fune.
Allora, avevano giocato il Jolly parecchie squadre. Avevano giocato il Jolly, Cardedu, Elini, Villagrande, Seui e Loceri. Nessuna delle squadre che ha giocato il Jolly ha vinto il gioco, per cui ha vinto il gioco del tiro alla fune Tortolì con 10 punti, quindi Tortolì 10 punti, poi Cardedu 8 più 8, aveva giocato il Jolly, ripeto, poi Arzana 7, Lanusei 6, Elini 5 più 5 col Jolly, naturalmente il Jolly è valso a Villagrande 4 punti più 4, Barisardo 3, Seui 2 più 2 col Jolly, Loceri 1 più 1 col Jolly, Lozzorai 0.